Buongiorno a tutti. Entriamo insieme in questo nuovo giorno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un nuovo giorno di vita ci è offerto. Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai, nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te, nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via, nel lavoro intenso, nella calma delle soste, nell'incontro dell'amico, nelle domande di amore. Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata. Iniziamo la giornata ascoltando la parola che il Vangelo di Marco ci consegna. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». La pretesa di sentirci capaci di scrivere per intero un'intera pagina di storia, esprimendo le forti emozioni che ci provoca la partenza di un personaggio noto, può essere inesorabilmente una pura utopia e persino un'eterna ricerca. Un'impresa del genere rischia di deluderci, perché non farà altro che contrariare e spezzare il nostro cuore. Tuttavia, se ci allontaniamo oggi da ogni pretesto, sicuramente scopriamo una persona straordinaria, Suor Luisa dell'Orto, con la quale avevamo avuto legami di amicizia che si sono solidificati nella vicinanza, nel dialogo e nel dono del servizio disinteressato. Ha saputo impegnarsi lasciando un'impronta indelebile nella vita di tutti, perché ha vissuto gran parte della sua vita al servizio del Vangelo attraverso gli emarginati della società. Preghiamo con le parole del Salmo 97. Odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Affidiamo la nostra giornata al Signore con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. Sono pronto a tutto. Accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. E la tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Buona giornata. Amen.